Benvenuti a questo nuovo appuntamento con lo Zen Online. Oggi vi mostrerò una tipologia di lezione tutta incentrata sulla postura. A livello posturale, i muscoli che ci interessano più tonificare sono quelli della parete addominale, soprattutto il muscolo trasverso, che è il muscolo più profondo, che sembra un controsenso, ma è quello che alla fine ci sostiene la colonna. Quindi permette alla mia colonna di non sviluppare troppo la curva fisiologica interna, in modo da creare come se fosse una controforza e riuscire a tenere la colonna allineata tra i muscoli lombari e i muscoli addominali. Queste due strutture, anteriore e posteriore, devono lavorare insieme per sostenere ovviamente il peso del mio busto sul bacino. Gli altri muscoli che ci interesseranno non tonificare ma allungare saranno i muscoli legati alle spalle e alla catena cervicale. Quindi faremo un po' di allungamento per i muscoli dei trapezi. Proveremo ad alleggerire un pochino le torsioni delle spalle e lavoreremo molto per la mobilità del collo. Allora, utilizzeremo una sedia che ci permetterà di avere una superficie d'appoggio un pochino più alta per allungare soprattutto la parte del busto. Partiamo con la sedia da questo lato. Ci posizioniamo in profilo, ginocchi uniti e piedi uniti. Se avete una distanza corretta dalla sedia, dovreste riuscire, sollevando la gamba destra, ad appoggiare il tallone. Quando la mia gamba è tesa, la mia distanza è corretta. Partendo da qua, partiamo dai muscoli del bacino. Portiamo le braccia in avanti e appoggiando tutto il piede sulla sedia, andiamo a piegare il ginocchio e portando le braccia in alto andiamo ad avanzare per iniziare a allungare la piega inguinale di sinistra e strecciare lo psoas. Quando abbasso le braccia, riporto il piede flex e mi riporto in appoggio sul piede di terra. Quindi in avanti e ritorno. Ora, questo primo movimento per scaldare la muscolatura del bacino e le spalle, cercate di utilizzarlo senza sollevare il tallone della gamba di terra, deve rimanere sempre ben appoggiato. Ne facciamo ancora due. Ne facciamo uno. La prossima volta che vado avanti, fermo col piede ben appoggiato, rimane in alto, e ruotato verso di me andiamo ad aprire le braccia per fare una torsione del busto. Ora, la mano di sinistra prende l'esterno del ginocchio, la mano destra la teniamo dietro la colonna a livello lombare e aprendo la spalla destra andiamo a forzare la rotazione. Ogni volta che forza la torsione toracica prendo aria. Quando espiro rilascio tutto attorno al centro, forzo e vuoto. Poi, forzo e vuoto. Mi devo sentire bene la spalla aprirsi, la testa a ruotare, la mano avanti deve fare una sorta di leva per aiutare il busto a girare meglio. Due volte. Una. Quando ritorno centrale stendo le braccia, stendo la gamba e abbassando le braccia le riporto giù. Circonvenzione della gamba destra e la riporto a terra. Frontale alla sedia, inspiro. In avanti arrotondo la colonna. Appoggiamo le mani all'estremità della sedia. Andiamo a tenere la testa tra le braccia e il bacino spinto dietro. Ora, quando portiamo il peso in avanti senza staccare i talloni, proviamo a partire dalla colonna che si arrotonda. Il bacino che spinge. Quando sento che il polpaccio inizia ad attirare, sollevo la testa e provo a ripristinare la curva fisiologica. Ora da qua, senza muovere la parte alta della schiena, proviamo a scavare col bacino per arrotondare la parte finale, distendere la parte finale. Quindi stabilizzo la zona delle spalle, stabilizzo la zona cervicale e provo a mobilizzare solo le vertebre lombari. È importante che i talloni rimangano a terra per avere sempre la sensazione degli isocrurali, dei muscoli posteriori della coscia che si allungano. 3, 2. Ora, per aumentare il range di movimento del bacino, ci abbiamo l'anca e quando andiamo in retroversione solleviamo la gamba destra verso il petto, arrotondiamo la schiena e proviamo ad avvicinare la testa al ginocchio e il ginocchio alla testa. Quando stendo la gamba dietro, proviamo a distendere la colonna. Piede in flex, spingo i talloni dietro al centro della testa avanti. Quando punto il piede, richiamo mi arrotondo e con la testa cerco il ginocchio. Quando stendo la gamba, spingo dal tallone e vengo con l'esterno. Inspiro nella fase di chiusura, fuori aria nella fase di apertura. Ora cercate di lavorare con le spalle all'interno delle orecchie e il tallone di sinistra ben appoggiato a terra. 3, chiudo, apro. 2. L'ultima ci apriamo con la gamba tesa. Manteniamo l'estensione del movimento spalle basse. E col piede in flex proviamo a ruotare l'anca, sempre di destra verso di me e verso il basso.
Quindi il movimento è limitato alla spina iliaca che ruota e chiude. Sentite come il riflesso va sul gluteo della gamba di terra, che funge un po' da muscolo stabilizzatore. 3, 2, spingete bene dal tallone. Quando ritorno centrale, punto piede, circonvoluzione della gamba tesa e appoggio il piede all'alto della sedia per farlo sollevare il tallone della gamba di terra. Dalla posizione, caricando il piede sulle braccia, proviamo a staccare la gamba semicerchio e la riporto dietro. Ora, sempre col piede puntato, avanti sollevo il tallone della gamba a terra, indietro ritorno. Avanti semicerchio, indietro ritorno. Cercate di curare l'anca che si apre, il tallone che sale, il piede che si appoggia. 2. La prossima volta che vado avanti mi fermo col piede al lato della sedia. Perfetto, piegando tutte le gambe scendiamo un piccolo affondo. Ora, il ginocchio della gamba dietro dovrebbe essere centrato con le due mani. Da qua sostengo la colonna e appoggio le dita. Se la sedia è molto alta potete continuare a tenere il palmo. Tirando bene sulla schiena. Piano piano facciamo una piccola torsione del busto e provando ad aprire il braccio destro verso di me creiamo una torsione. Ora nel ruotare provo ad allineare la mano con la spalla e la testa va sempre a guardare il palmo della mano, non lo perdo di vista. Quando riappoggio la mano sulla sedia stendo tutte le gambe e abbasso il capo. Se riesco perdo i gomiti e vado con la testa sulla sedia. Quando stendo le braccia affondo e ruoto sempre verso di me. Quando ritorno appoggio, fletto i gomiti e allungo. Quando stendo le braccia, ruoto e seguo la mano. Due volte, chiusura. Apertura. Ultimo giro, chiusura. Apertura. La prossima volta che vado in chiusura, con le gambe tese, lo tiriamo. Scendiamo con la mano destra a cercare la caviglia interna. La testa abbiamo un'unica appoggiata, l'altra mano se riesco la appoggio a terra e spingiamo sia i talloni che il busto verso il basso. Quando piego la gamba avanti e appoggio più le mani, carico il peso sulle mani, semicerchio della gamba e la riappoggio dietro. Scarico il bacino, testa in basso, torace, dietro, le spalle. Dalla posizione sposto il peso in avanti, piego le ginocchia e appoggio a terra. Stendiamo anche le dita dei piedi. Controlliamo di essere sempre centrati con la nostra sedia. Appoggiamo i due avambracci. Se le mani non ci stanno, potete metterle in una piccola diagonale. Potete metterle una sull'altra. Se ci stanno, preferisco paralleli. Dalla posizione di partenza, proviamo invece a mobilitare le scapole. E da qua andiamo in dentro col torace, lontano dalle braccia. Quindi lascio cadere il torace all'interno della struttura scapolo-umerale. Poi lo respingo verso l'alto. Ora deve succedere qualcosa al centro delle mie scapole. Le devo sentire avvicinare quando il torace cade, allontanare quando il torace sale. Due volte. Una. Ok, proviamo ad avvicinarci il movimento del bacino. Punto il piede a terra. E da questa posizione vado in retro verso la pelvica, quindi mi chiudo, spingendo il torace in alto, abbasso la testa. Ed è come se dalla prima vertebra cervicale fino all'ultima sacrale la mia colonna fosse tutta arrotondata. Spingiamoci lontano dal pavimento. Quando lascio cadere il torace dentro le braccia, recupero l'arco fisiologico e sollevo il capo. Spingo, arrotondo, rilasso, recupero. Ora il piano d'appoggio alto della sedia dovrebbe darvi proprio la sensazione di questa struttura della scapola umerale che si apre e si chiude in funzione della pressione che ho esercitato ovviamente sulla seduta. 2, 1, mi fermo arrotondato puntando i piedi, sollevo le ginocchia, stendo le gambe, dalla posizione una mano alla volta la appoggiamo sulla seduta e risaliamo. Proviamo allora da questa distanza a fare il plank, e andando col peso in avanti allino il bacino, porto le spalle più o meno sulla linea delle mani, lontane dalle orecchie. Ora, evitate che succeda questo, che il bacino cada. Addome ritratto con seto addominale chiuso, scoppio dell'addome. Ora i glutei devono partecipare per sentire la chiusura pelvica, quindi il mio bacino è in retroversione e i miei glutei sono attivi. Quando vado indietro e spingo il bacino verso l'alto, recupero la curva fisiologica e abbasso la testa. Se avete fastidio ai polsi potete extravoltare le mani. In avanti, stacco i talloni,
blocco col seto addominale, indietro appoggio il tallone e abbasso il capo, in avanti distendo occhio alla curva, indietro, ancora una volta in avanti chiudo il corsetto e ritorno. La prossima volta che vado in avanti faccio un passo col piede destro, l'appoggio prima della sedia, faccio un passo col sinistro, arrotondo la colonna e mi riporto su. Perfetto, prima di cambiare lato ruotiamo la sedia con lo schienale rivolto dietro e ci andiamo a sedere con il gluteo di sinistra al limite della sedia. La gamba sinistra la pigliamo avanti, la gamba destra la stendiamo lontano. Allora, il gluteo destro dovrebbe essere fuori dalla seduta. Se avete una sedia molto rigida e vi dà fastidio, potete mettere un cuscino. Braccia. Ora, inclinando il busto per attivare i muscoli obliqui, io dovrei riuscire a portare la testa sulla linea immaginaria dell'altra gamba. La gamba piegata la sollevo e proviamo a tenere una gamba sospesa e una gamba allungata. Quando ritorno mi riallineo, inclino. Quindi l'idea è di far lavorare la catena laterale di destra aprendo e chiudendo questo spazio, quindi lo spazio che si trova tra le costole e il bacino. 2. 1. Ora spingete le mani lontane, cercate di tenere le scapole allungate e da questa posizione proviamo a ruotare verso terra, riallineare e risalire. Quindi inclino, rotazione, ritorno e riporto. Sappiamo che gli obliqui sono due per lato, uno interno e uno esterno. Quello esterno regola l'inclinazione, che è questo movimento. Quello interno regola la rotazione, che è il secondo movimento che andiamo a fare. Quindi stimoliamo tutta la muscolatura obliqua. 2. 1. La prossima volta che inclino non ruoto, mi fermo. Per poter appoggiare la mano a terra, l'altra mano ci aiuta, l'appoggiamo all'inizio della seduta e appoggiamo la mano. Solleviamo la gamba tesa e proviamo a tenere su. Dalla posizione non collassate sulla spalla con la quale siamo in sala, cercate di spingere verso l'alto. Braccio. Perfetto. Ora cercate di mantenere la gamba tesa sull'allineamento del busto. L'altra gamba piegata avanti ci dà un pochino di stabilità e andiamo a pareggiare, stendere, pareggio, stendere. Ora, per non sentire tensione al collo, visto che la forza di gravità batte così, ruotiamo la testa verso terra e andiamo a posizionare l'altra mano sulla zona lombare. Ora, la mano appoggiata sulla zona lombare deve aprire il gomito spingendolo dietro, per permettere alla spalla di rimanere aperta e sentire che il collo lavora in allungamento. Lo sguardo sempre la mano di terra. 2. 1. L'ultimo ci teniamo con la gamba tesa. Appoggiamo la mano all'inizio della seduta e facendo una leggera forza sulla mano stendiamo anche la gamba sotto. Le pareggiamo e le portiamo un pochino più avanti rispetto alla linea del busto. Guardiamo sempre terra. Da qua col piede puntato, piccoli slanci della gamba destra. Continuate ad allungare dal centro della testa e continuate a sentire il braccio di terra che spinge verso l'alto. 4, 3, 2, mi fermo con le gambe unite, piego la gamba sotto, una leggera spinta della mano per risalire e appoggio il piede. Una volta appoggiato il piede, giro da questo lato, le gambe sono tese, siamo sempre seduti più o meno al limite della seduta, inspiro, in avanti, allungo. Essendo una lunga discesa, la forza di gravità vi si appoggia sulla schiena e vi aiuta a strecciare meglio la catena posteriore. Piano piano mi rotondo per tornare, sollevo le braccia e apro e riporto in fuori. Pieghiamo tutte le gambe, appoggiamo i piedi, ci portiamo su. Avanziamo per qualche centimetro, quindi facciamo un passo. Okay. Sempre la gamba verso di me, la gamba di sinistra la portiamo dietro e appoggiamo il dorso del piede sulla seduta. Il ginocchio, per poter allungare tra la catena anteriore e soprattutto lo psoas, deve essere più indietro rispetto al ginocchio della gamba di terra. Quindi qui deve esserci già uno spazio, non partite con i piedi in parallelo. Partendo dal qua andiamo a tenere l'allineamento del corpo, apriamo le braccia e ruotando verso di me facciamo la torsione del busto. Ora, la cosa migliore sarebbe cercare lo schienale. Quindi provate a ruotare oltre la linea del piede. Se non riuscite potete benissimo allinearvi col piede. Da qua, una volta ruotato, proviamo a spingere il bacino in avanti, solleviamo il braccio in alto, ruotiamo il palmo e proviamo ad andare a guardare la mano che sale.
Ora, sente come tutta la zona inguinale, la catena anteriore della gamba, ovviamente di sinistra, si allunga per effetto dell'arco lombare. Spingo in alto e dietro. La mano qui dietro sullo schienale dovrebbe fare da leva per ottenermi la spalla aperta. Quando torno e allineo tutto, porto il braccio avanti. Abbassando le mani, piego la gamba a terra e vado ad appoggiare tutte e due le mani. Quando ho le mani appoggiate, vado a scivolare con la gamba sulla seduta, il piede lo porto dall'altro lato e appoggio più o meno la tibia. Quando ho la tibia appoggiata, camminiamo con le mani indietro e proviamo a stendere la gamba a terra. La testa la abbassiamo, strecciamo la catena. Quando piego il ginocchio di terra, stiro la gamba a sinistra, unisco le gambe a terra. Con le gambe piegate parto dal basso al rotondo della colonna, sollevo le braccia per ultimo e le riporto giù. Perfetto, ci giriamo, spostiamo la sedia dall'altro lato. Per trovare la distanza di lavoro ottimale abbiamo detto di partire sul tappetino e di stendere la gamba. Da questo lato andiamo a sollevare la gamba di sinistra, appoggiamo il tallone. Se siamo alla distanza giusta la gamba dovrà essere tesa. Da qua proviamo a portare il peso in avanti piegando il ginocchio, solleviamo il braccio in alto e prendiamo col bacino. Per fare un movimento ci cade di sentire tirare la coscia della gamba indietro e di spingere bene il pugno in avanti. Quando abbasso le braccia ritorno con il flex e mi riporto qua. Peso di nuovo sulla gamba interna. Avanzo, apro e ritorno. Ora curate la flessa estensione della caviglia. In avanti spingo le dita verso terra, quando torno porto il pugno in flex. Apro e ritorno. Occhio ai talloni della gamba interna che devi venire a terra. Due. L'ultima. Ora ci creiamo in affondo con le braccia in alto. Con la mano destra cerchiamo di stare nel ginocchio, con la mano sinistra cerchiamo dietro la zona lombare. Tutte le volte che prendo aria, proviamo a sentire la spalla che si apre e il busto che gira. Quando espiro rilasso la tensione, quando prendo aria aumento la rotazione. Ora cercate di sentire la mano avanti che fa da leva e il braccio dietro che spinge il gomito lontano per aprire la spalla. Due dorsoni, prendo molta aria e ritorno. Una. Quando ritorno stendo la gamba, porto le braccia in alto. Da qua circonvinzione e le riporto giù. A gamba tesa circonvinzione dell'anca e la riporto a terra. Con le gambe unite, inspiro. Mi tuffo in avanti e raggiungo la seduta. Con le mani appoggiate al limite della seduta, proviamo ad avanzare con il busto senza staccare i talloni. Ora, quando ho più o meno il busto allineato, i gemelli del polpaccio dovrebbero tirare. Quello è un po' il segnale che mi dice che ho portato il bacino in avanti. Devo sentire un piccolo stretch della catena posteriore. Da qua abbassiamo bene le spalle e proviamo a utilizzare le vertebre lombari. Andiamo in retroversione, anteversione. Richiudo il corsetto addominale, scavo col bacino e riporto. È chiaro che la mia colonna non è nella posizione del plank perché i talloni sono appoggiati a terra. Quindi il mio bacino risulterà più alto rispetto alla linea del busto. L'importante è che provate a concentrarvi per mobilizzare solo le vertebre lombari e le vertebre sacrali, senza portarvi dietro il dorso. Due. Cominciamo a coinvolgere, come diceva all'inizio, il trasverso, muscolo profondo dell'addome. L'ultima. La prossima volta che scavo in retroversione mi fermo un secondo, sempre spalle basse non tenete le orecchie. Dalla posizione stacchiamo i talloni, spingiamo il peso del corpo in avanti e proviamo a sentire che il carico sulle mani ovviamente aumenta. Ora, sollevando la gamba sinistra la portiamo dietro, riappoggiamo il tallone a terra e proviamo a tenere la gamba più o meno a mezza altezza. Proviamo a ripetere il movimento che ho fatto prima del busto, attivando però un pochino la flessione dell'anca per migliorare il range. E allora quando mi chiudo vado ad abbassare la testa, richiamo il ginocchio verso il viso verso il ginocchio. Quando stendo la gamba dietro, distendo tutta la colonna e mi riporto su. Quando mi chiudo, prendo aria. Quando butto fuori l'aria, mi apro. E provate a sentire bene il coinvolgimento sia della colonna durante il movimento di chiusura, sia dell'anca tutte le volte che distendete. 3. Mi chiudo, mi apro. Fate scendere bene la testa dentro le braccia. 2. Ora ci teniamo tutti con la gamba tesa dietro, il piede lo vuole in flex,
E da cosa faccio? Apertura dell'anca, chiusura dell'anca. Mi vado a sentire la spina iliaca di sinistra che apre e chiude. La gamba tesa e il tallone spinge dietro. 3, 2, mi fermo con l'anca aperta, circonvenzione, porto la gamba avanti, la porto vicino al tappetino ai piedi della sedia. Il tallone dietro si solleva, proviamo per riportare a terra a spendere tutte e due le gambe. Una volta che ho le gambe tese, proviamo a scendere prima sugli avambracci, e già dovremo avere un allungo migliore della catena posteriore. Poi se riesco appoggio una mano a terra all'interno della caviglia, una mano a terra all'interno dei legami della sedia. La testa, se riesco, la appoggio sulla seduta. Spingiamo sempre i due talloni indietro e cerchiamo di stendere bene la gamba avanti. Quando le appoggio tutte e due le mani, arrotondo la prona per risalire. E da qua, caricando il peso sulle braccia, circonvoluzione della gamba e la porto dietro. Prima di riportarla avanti, devo aprire l'anca. Quindi apro l'anca, avanti, appoggio. Circonvoluzione dietro. Apro l'anca, appoggio. Ora, vediamo il tallone della gamba di terra. E quando faccio la mia apertura dell'anca, sollevo il tallone di destra e appoggio il piede. Quando il tallone scende, riporto la gamba dietro. Quando la porto avanti, il tallone sale. Quando la porto dietro, il tallone scende. Cercate di passare l'anca per far lavorare l'obliquo. 3, 2. Ora, teniamoci con la gamba avanti. Leghiamo le due ginocchia, facciamo una sorta di affondo e proviamo a mantenere un secondo la posizione. Se avete una seduta troppo bassa, potete appoggiare le dita per stendere meglio la corona. Altrimenti, se avete una seduta di questa altezza, basta che premete per tirare sulla schiena. Da qua verso di me, rotazione, e proviamo a seguire la mano che apre. Quindi il bacino è bloccato dalla gamba avanti, noi cerchiamo di aprire il torace e la spalla, prendiamo aria. Carichiamo bene il peso sulle due gambe per sentire sia il lavoro del gluteo, sia il lavoro ovviamente del quadricipite. Continuiamo un secondo. Quando ritorno, le appoggio tutte e due le mani, stendo tutte e due le gambe per allungare, appoggio gli avambracci come ho fatto prima, e scendendo con la testa a circonvoluzione della gamba la riporto dietro. Una volta che ho i piedi uniti, piego tutte e due le ginocchia, scendo in basso e le appoggio a terra. Abbiamo già l'appoggio degli avambracci. Se riuscite a tenerli paralleli bene, se no incrociateli se avete poco spazio in avanti. Da qua entriamo col torace dentro la regione delle scapole e li respingiamo in alto. Quindi abbassiamo lo sterno, lo solleviamo. Se sentite rumori all'altezza della base del collo, quelle potrebbero essere delle aderenze. Quindi si formano come degli accumuli di calcio che vanno poi ovviamente a collimere con le strutture scapolo-omerale, con la struttura dei rotatori, tutte le volte che la spalla si muove. Ne facciamo due. Ne facciamo una. Mi fermo su, punto di tre piedi quando sollevo le ginocchia da terra, stendo tutte e due le gambe. Appoggio una mano alla volta, salgo con il busto e provo a portarmi in plank. Ora, abbassate bene le spalle, chiudete il corsetto addominale, spingendo il pube in avanti. Manteniamo qualche secondo la posizione, cercate di non avere la sensazione di essere più avanti con le spalle rispetto alla linea delle mani. Lo teniamo 4, 3, 2, 1. Dalla posizione, sempre con la gamba sinistra, faccio un passo in avanti, appoggio prima della seduta, estendendo tutte e due le gambe, affondo con la testa. Scendo con le mani e appoggiando le dita, allunghiamo la catena posteriore. Quando piego la gamba avanti, risalgo con le mani, arrotondo la schiena, riunisco i piedi, dal basso mi sollevo e mi riporto su. Circonvoluzione e riabbasso le braccia. Perfetto. Portiamo lo schienale, lo portiamo dietro. Ok? Con la sedia di profilo ci andiamo a sedere con il gluteo di destra e l'indice della seduta. Passiamo al lavoro obliquo. La gamba davanti è piegata, la gamba dietro rimane tesa. Lasciate un po' di spazio che vi servirà per appoggiare col bacino.
braccia. Quando inclino il busto, per poter allineare il torace con la gamba tesa, devo poter sollevare l'altra, in modo da andare in appoggio sull'esterno del gluteo. Quando ritorno mi riallineo, folare mi inclino. La testa rimane sempre al centro delle due braccia. Le braccia ben tese, la gamba di sinistra ben tesa. 3. Ok, ora stiamo limitando il lavoro all'oblico esterno. Per attivare l'interno ci abbiamo una rotazione toracica. E quando inclino il busto verso il basso, proviamo a ruotare verso terra, ritornare e riallineare tutto. Inclino, ruoto, torno e riallineo. Cercate durante l'inclinazione di sentire che il torace si svincola dal bacino. 3. Ruoto, ritorno. 2. L'ultimo. La prossima volta che inclino non ruoto e appoggio l'altra mano che mi accompagna e porto la mano di destra appoggiata a terra. Sollevo la gamba sinistra tesa, la gamba destra rimane piegata, aprendo il braccio per mantenere l'equilibrio. Ora emergiamo col torace e non cadiamo sulla spalla, spingiamoci su. Da qua, per non caricare il collo, ruoto la testa verso il basso e vado a posizionare il dorso della mano dietro la zona lombare. Piego la gamba sopra, stendo. Ora, mentre faccio questo movimento per attivare il flessore dell'anca e l'obliquo, proviamo ad aprire bene la spalla del lato sopra, spingendo il gomito dietro. Lo sguardo lo teniamo a terra per permettere al collo di allungare. 3. 2. L'ultima ci prendiamo con la gamba tesa, manteniamo il piede puntato lontano. Appoggiamo l'altra mano, la portiamo al limite e stendendo anche la gamba sotto proviamo a pareggiare. Le gambe le portiamo poco più avanti rispetto alla linea del bacino e riportiamo il braccio in alto. Teniamo un secondo l'equilibrio. Ora sentite come il carico ovviamente sul braccio è aumentato perché ho portato le gambe leggermente in avanti. Quindi la mia scapola del lato sotto e il mio dorsale devono spingere ancora di più per tenermi su. Questi sono i muscoli posturali. Chiudiamo la mano sulla sedia, piccoli slanci della gamba sinistra. Lo sguardo sempre la mano di terra, piede puntato, gambe tese. Attiviamo la catena laterale. 5, 4, 3, 2. Mi fermo, quando unisco le gambe, piego la gamba sotto e riporto dietro la sinistra, sollevo il braccio teso e provo ad aprire il torace. Sentite come lo sterno riemerge verso l'alto. Quando riappoggio la mano mi aiuto con una piccola spinta per tornare su. Quando ho la gamba a terra, l'altra gamba è piegata, da qua apro il braccio e proviamo piano piano a inclinarci dall'altro lato allungando la catena. Quando sono su, richiamo la gamba sinistra, ruoto con un ultimo impatto seduto. Tengo le due gambe, inspiro, in avanti, stretch. Piano piano allungo per tornare, sollevo le braccia e le porto giù, piego le due gambe, spingo sulle gambe e ci portiamo avanti. Facciamo un passo avanti, ci distanziamo, la gamba verso di me, la gamba di destra la appoggiamo dal dorso del piede, incontriamo che il ginocchio destro parta più indietro rispetto al sinistro. Quindi i miei gambi non sono allineati, ma devo avere già un primo allungamento del psoas. Già da questa posizione, se io provo a spingere il bacino in avanti e l'aprire bene la cassa toracica, sento che tutta la catena anteriore del lato destro comincia ad allungarsi. Per esasperare questo movimento, proviamo a fare due cose. La prima, facciamo una rotazione e partendo da qua apriamo il braccio destro, cerchiamo se riusciamo l'allineamento del piede, poi provo ad andare oltre. Se riesco, prendo la parte dello schienale. Una volta preso il ginocchio punta verso il basso, sollevo l'altro braccio e proviamo a spingere in avanti il bacino e il torace verso il soffitto. Apriamo la catena. Spingete il palmo della mano in alto cercando di allungare tutta la catena anteriore. Quando scende il braccio, piano piano circonduzione porta avanti l'altro e piegando la gamba di terra andiamo ad appoggiare le dita delle mani a destra e a sinistra rispetto al piede. Quando le dita a terra, stendo la gamba e abbasso il capo. Scivolo con la gamba, appoggiamo la tibia, il piede dovrebbe andare fuori. Proviamo a stendere. Quando piego la gamba,
piano piano al contorno della colonna per risalire e mi riporto dritto. Dalla posizione eretta, per tornare in avanti, faccio carico sulla gamba, sfilo la gamba sulla sedia e l'appoggio. Perfetto, ci giriamo. Terminiamo con la sedia rivolta con lo spinale verso di noi. Quindi la ruotiamo. Ci portiamo sempre a una distanza dove abbiamo un pochino di spazio per lavorare con le gambe avanti e con le ginocchia unite andiamo a appoggiare le mani. Ora vedete che il mio busto è sbilanciato in avanti, quindi non stiamo qua, ma stiamo in una posizione dove il mio busto tende leggermente a cadere in avanti. Dalla posizione stacchiamo tutti i due talloni, ok? E premendo bene con le mani sullo spinale, proviamo a ripetere, come avete fatto prima, il movimento toracico e entriamo con il torace dentro le braccia e spingiamoci lontano. Entro e ritorno. Ora, più io sono inclinato, quindi più porto le gambe indietro, maggiore è il lavoro che avete sui pettorali, sulle spalle e ovviamente maggiore sarà la mobilità della spalla. La distanza dove il busto è leggermente piegato in avanti va benissimo. Se avete uno spinale pari della sedia, meglio per l'appoggio delle mani. Due. Mi fermo. Quando appoggio il tallone a terra, vado indietro con il bacino, abbassiamo la testa e con la mano sinistra proviamo a prendere il piede di destra. Prendiamo la parte esterna della caviglia e da qua potete o spingere la sedia avanti inclinandola, in questo modo, oppure potete tenere il gomito piegato e provare a ruotare. Meglio sarebbe riuscire a spingere la sedia. Quindi l'idea è di voler allontanare il braccio teso mentre il mio torace va in controtorsione. Allontiamo così la catena crociata. Quando riappoggio la sedia, piego il gomito, mi arrotondo per salire e riappoggio le mani. Controllo la sedia centrale, apro la gamba di destra, apro la gamba di sinistra, prendo come riferimento la larghezza del tappetino, i piedi leggermente extraruotati. Da qua, mentre fletto le gambe per scendere con un piccolo squat, porto il bacino indietro in altra versione e cerco di tenere il mio ginocchio sulla linea del tallone. Quindi non vado in avanti, non vado a chiudere le ginocchia, non convergono, rimangono sempre in spinta. Da qua facciamo quattro movimenti pelvici. Andiamo in retro, in altro, in retro, in altro, cercando di coinvolgere solo la parte pelvica. Ancora uno. Ora, quando vado a scavare col bacino, con i glutei stretti, proviamo a stendere le gambe. Quindi nel risalire sento che i glutei sono contratti, l'addome attivo, e la mia schiena dovrebbe risultare un flat back, dovrebbe risultare piatta. Quando porto il bacino indietro, piego, recupero l'arco, scavo, spingo. Dopo ho un movimento pelvico. Dietro, scavo, spingo. 4. Sentite bene il corsetto addominale che si chiude, il bacino che scava, i glutei contratti durante la risalita. 3. 2. L'ultima. Quando ritorno col bacino indietro, ci fermiamo un secondo. Dalla posizione appoggiamo le mani sulle ginocchia e proviamo a stendere bene la colonna. Spalle basse non tende le orecchie. Perfetto. Riappoggiamo le mani. Riportiamo il bacino in avanti, scavo per salire. Un piede alla volta lo riportiamo sul tappetino, rilassiamo il gluteo. Ritroviamo la distanza leggermente inclinati e spostando il bacino indietro andiamo con la mano destra a prendere la caviglia sinistra. Le gambe sono unite, se riesco spingo la sedia inclinandomi davanti e guardo sotto la scella di sinistra. E cerchiamo sia di torcere che di spingere. Quindi quello che ci allunga in realtà è allontanare il braccio che è in alto, per sentire tirare il centro delle scapole. Quando piego il gomito e appoggio la sedia, mi arrotondo per tornare e appoggio le mani. Facciamo un passo avanti con il piede destro, un passo avanti con il sinistro e ci riportiamo. Verso di me, inspiro, intreccio le mani, spingo in alto e dietro, apro. Da qua vado a prendere con la mano sinistra il polso destro e tirando il braccio verso sinistra andiamo a guardare sotto la scella di destra. Quando torno al centro, intreccio le mani. Mano destra, polso sinistro e trazionando vado a guardare sotto la scella di sinistra.
ritorno, intreccio, ultima apertura. Apro le spalle e riporto tutto. Facciamo un po' di cerchi con le spalle dietro per sciogliere. Un po' di cerchi avanti. Abbiamo terminato. Grazie per l'attenzione. Alla prossima. Ciao ragazzi.